c'è un tesoro di tutte le nostre esperienze più grandi, più per dire, in cui ci siamo sentiti più piccoli di fronte a quello che avevamo davanti e cerchiamo di fare una bella performance, di suonare bene i nostri pezzi e di presentarci al meglio. Abbiamo fatto una bella prova, abbiamo provato i pezzi e siamo pronti. Finché non arriveremo giovedì sul palco a provare i suoni, gli strumenti su quel palco, possiamo solo immaginare, ovviamente come ho detto prima, immaginando non riesco a dormire, quindi vediamo come va. Sarà probabilmente il concerto più breve della nostra vita. Che senso? A livello di percezione. Ah, okay, aveva tipo 30 secondi. Dopo aver finito ci renderemo conto, diremo, ma è vero, è successo davvero. Mamma mia, ieri volavo per tutto il giorno tra, appunto, come ho detto prima, urli, pianti, insomma. Ho fatto fatica a realizzare e ancora tutt'oggi devo dire che questa mattina mi sono alzata e avevo un attimo di botta, diciamo, dalla notizia, e sicuramente giovedì quando saliremo sul palco per fare il soundcheck sarà, non oso immaginare l'emozione che proveremo sul palco di Vasco. Penso che non avrei mai pensato nella vita di poter salire su un palco così grande, quindi grazie veramente a chi mi ha reso possibile. Sto cercando un po' di immedesimarmi nel momento, però penso che poi quando arriverò lì sarà tutt'altra cosa, perché sarà una cosa più al di fuori della nostra normalità. Ci godiamo il momento. È stata una botta di adrenalina assoluta, è stato bellissimo, poi ho iniziato a impazzire il telefono perché arrivavano messaggi ovunque, è stato bellissimo, è stata un'emozione fortissima e tuttora anche con la notte si impiega un po' di orette per addormentarsi, è bellissimo, è bellissimo. E cerchiamo di dare il nostro massimo e poi ci sarà qualche altra data che sarà possibile fare, dobbiamo avere ancora la conferma di quale data e poi saliremo con lo spirito giusto, sicuramente. Penso che realizzeremo proprio venerdì quando avremo, non so, 10.000-120.000 persone. Prima di salire su quel palco capiremo, è ancora tutto incredulo, è una roba, è proprio oltre la nostra immaginazione. È la prima volta in assoluto. Cioè, da Spotify a 3.000, cioè che abbiamo 3.000 ascolti, dopo arriviamo lì che ci sono 120.000 persone e boh, non abbiamo proprio la più pallida idea di quello che succederà. Siamo rimasti sorpresi. Sì, io pianto. Giusto. Io stanotte ho dormito poco, quindi è così. Quindi non vediamo l'ora. Emozionante ma anche soddisfacente. Se lo fate voi 25 anni. Perché vuol dire che quello che stiamo facendo ha un senso, la nostra passione funziona, nel senso che riesce anche ad arrivare a delle persone, e quindi è una cosa che ci gratifica molto. E anche quello che ci mancava in realtà, perché comunque proponevamo le nostre cose, ma non riuscivamo mai a fare quel salto magari nazionale che questo evento ci ha dato la possibilità di fare. E il fatto che siamo stati capiti effettivamente finendo fra i primi 6 ci dà tanto orgoglio comunque, siamo presi bene. La cosa più emozionante sarà vedere il feedback del pubblico alla fine di una canzone, alla fine dell'esibizione in generale. Là capiremo se veramente possiamo fare qualcosa, se possiamo veramente fare il salto di qualità che noi speriamo di fare. Sono d'accordo, e la possibilità di suonare su un palco così grande, oltre ad essere una vetrina, è anche un'esperienza personale che ti fa crescere, sia come artista che proprio come persona, ti dà sicurezza, e quindi sarà veramente un evento importante per noi come band e come artista. Lo trovo giusto che un artista importante come Vasco dia spazio, opportunità ai giovani che vorrebbero fare musica, magari non come lui, che è unico, però che vogliono comunque affacciarsi in questo mondo della musica, che è un mondo difficile, che è fatto di sudore, di serate passate in sale prove a riprovare brani, a gettare per terra un sacco di buchi nell'acqua poi. E quindi è veramente un messaggio di speranza e vogliamo veramente crederci. Quindi grazie Vasco.